Padre, Figlio, lo Spirito Santo, e questo è il secondo video di questo sabato, dopo aver commentato la durissima ordinanza di Luca, che Crociata Cattolica, non è questo presidente nazionale, supererà praticamente, è chiaro, ognuno il suo mestiere. Ecco, torniamo alle ore 12:30, prima di pranzo, al come si sposi. Vedete questi video, questi sono video formativi. Sono molto in bande perché l'attualità di questo romanzo è molto in bande, ancora non siamo alla peste, però ci sono molte simili, molti, molti, molti elementi da sottolineare. Allora, ho tratteggiato cioè, il manzo nell'ultimo, nel capitolo 9, la figura di Gertrude. Allora, continua la storia di Gertrude in questo decimo capitolo, che oppressa l'atmosfera che regna a casa Paterna, oppressi da questa atmosfera e tutto, che è il principe ancora nel quale viene indotta a vestire l'abito religioso. Quindi è come se uno chiedesse il colloquio a chi del regime sanitario in atto, praticamente, ti vuole fare inoculare a tutti i costi. E per resistere cosa bisogna fare? Bisogna essere disposti a morire. Essere disposti a morire con il Signore. Con il Signore trovate ad attingere la forza nel santo sacrificio dell'altare ogni giorno, la santa messa, ogni giorno. O si fa così o si muore, praticamente. Io mercoledì prossimo, mi piace, dopo la festa del comando di mio nipote, il 21, andrò a patrazione e poi porterò la notte, perché non dormo, per stare lì alle 5 e mezza mattina davanti alla prima dei pellegrini per andare a messa, prima che Bergoglio la chiuda per sempre, prima dei pellegrini. Seguirono dei giorni frenetici in cui la giovane, o si fa cosa si muore, seguirono dei giorni frenetici in cui la giovane viene coccolata e vezzeggiata tutti, ignari della tragedia che agge nel suo cuore. Chiaro? Tutte le persone che praticamente, per non perdere il lavoro, per non perdere l'amicizia, perché per stare alla famiglia, cioè, si vanno a inoculare, la stessa cosa. E lei praticamente, vedete quello che succederà dopo, ha una scelta forzata contro la sua libertà. Riceve poi la visita del vicario, che dovrebbe verificare la salutazione. Gesù mente, perché è in mano a dare il consenso. Non deve trasferire al fatto che lei è stata, tra virgolette, stuprata interiormente per dare il consenso al diventare monaco. Deve essere una scelta libera di facciata, ecco la separazione, come molte altre associazioni, personaggi, personaggi, presidenti e compagnia bella, che disgiungono la dimensione pubblica e la dimensione privata. Invece Gianluca Martone è tutt'uno, è inattaccabile, è tutt'uno, non si separa dalle dimensioni, non esiste. E per questo è molto. Nonostante le mie peccate, le mie cose, cioè, ma non separa, perché praticamente mi diceva, signor padre, la canottiera che sta sotto, bisogna che solamente io la so che è sporca. No. Io la mostro la canottiera sporca, a me non mi interessa. A me interessa sostanza invece che l'anima sia pulita, che l'anima, a me si cerca di renderla pulita. Come cosa, con i sacramenti, la confessione, eccetera. Gertrude ha dichiarato che azione pubblica sia di farsi male per servire di fuggire i pericoli del mondo. Eccolo qui, l'ha resa tale, come per esempio uno praticamente come Gianluca Martone, che a un certo modo dice praticamente. Meglio il vaccino praticamente che per fuggire la morte o cosa eccetera. Sarebbe il negamento di tutto. O non valgo niente io, non valgo niente gli ideali per i quali sto portando in primis praticamente l'evitare di farmi inoculare un siero prodotto con queste linee cellulari, con questo abdominio. Vedete? È uno che sta davanti agli ospedali, è morto al mondo, cioè è disposto a morire e non ha paura di andare in terapia intensiva praticamente. E mi viene nelle mani di Dio. Come non ho avuto paura di prendermi le spistolettate o le cose quando all'Oredo Mare di Napoli, quando rapinavano le poste a 10 a 50 metri da me. Vedete? Il Signore mi ha attemperato in questi anni. Voi vedete le foto, ma pochissime persone sono venute con me davanti all'ospedale. Pochissime, per pochissime volte, purtroppo. Entra poi in convento per 10 mesi noviziato, alla fine non le rimane che rivedere quel terribile esilio, ripeté, e fu monaca per sempre. Monaca per sempre. Non si portano indietro. Purtroppo. Ma se così nel racconto della splendore e cupa ribellione della giovine monaca via del chiostro, la sua tesca con Egidio, il braccio di essere innominato, quindi non c'erano, non ci sono rifugi sicuri,
fino all'assassinio della conversa. Ecco. Una scelta sbagliata e tutta la rete addirittura omicida, omicida verso se stessi, omicida verso gli altri. La conversa si rende complice di un assassino, di un omicidio. Quando Lucia viene affidata a Gertrude, quando viene Lucia viene affidata a Gertrude, passa ormai a un terribile delitto. Quindi vedete a chi fu affidata. Vedete, non ci sta. Questo è nel 1600, figuriamoci praticamente le vicende. Nella giornata dell'11 novembre 1628, 11 novembre del 1628, accusato di corruzione, quando la Chiesa era cattolica e c'era la vera messa, figuriamoci adesso. Figuriamoci adesso senza la vera messa, figuriamoci adesso. E quindi praticamente c'era. La misera scuola dicendo che però ogni foce ha rimedio e misericordia. E quindi praticamente il principe, quando l'accolse a Gertrude, disse: beh, non si parli più di tutto il cancello, presi il suo partito onorevole, conveniente che vi rimanesse. Ecco, praticamente come quelli che hanno avuto l'obbligo, cioè perdono il lavoro, l'unica cosa che conviene è andare a salvarci, invece no, no. Meglio perdere tutto che perdere l'anno. Vedete? Poi la Monica di Monza ha perso l'anno, omicida, assassino, vedete qua? Vedete cosa significa fare scelte? Il sistema ti vuole portare all'inferno. Che facciamo? Andiamo all'inferno? Lo dichiedo io a voi, eh? Ecco perché fate i gesti che sono formativi questi. No, da un romanzo cattolico di alto livello. Ma perché l'avete preso di buona volontà, voglia, e con buona maniera tocca a me a farvelo uscire di tutto e per tutto, tocca a me a farne tornare tutti i maggi, tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura, è chiaro. La serenità di questa principessa e principino subito, voglio mettere subito a parte il mio conto, voglio che tutti comincino subito a trovare come si conviene. Alle sue in parte il padre sereno, ma innanzi troverete il padre amoroso. E come dire per i pericolosi Novax fino a questo momento che abbiamo sperimentato le frustate di draghi e poi a un certo punto ti vaccini, oh, sei, torni ad essere come il figlio prodigo, oh, il padre amoroso, eccolo qui. Di sviluppare Gesù nella nuova vede che gestire i paroli di feste non le permettono più di feste, che il mio cognome davanti a sé, davanti al mondo. Le vittime in arte rassegna al sacrificio. Oh, eccolo qui. Basta praticamente silenzio. Vai al sacrificio e ti faccio tutto quanto è festa, tutto quanto i soldi, io no. E tutto quanto diventa una cosa bella di gioia. Ecco, vedete quando è qua questo momento. Ce l'hanno. Veniva come sbaglio, io ripensavo come mai, come vedere, se le sere scappare avesse avuto significato tante. Certo. Che è ingenua cosa, perché pensava che il padre la volesse bene, come la gente pensa che Bergoglio ci vuole bene, che Speranza ci vuole bene, che De Luca ci vuole bene, che Draghi ci vuole bene, Conte l'anno scorso ci amava, Amorgese ci amano tutti quanti, ci amano, Bergoglio ci ama, i cardinali ci amano, solo Gesù ci ama, solo Padre Pio ci ama, solo la Madonna ci ama. Quando uno si sveglia, forse si può ancora salvare, forse, forse. Brava, bene, secondo la madre e figlia, cioè, converrà proprio questo giorno per andare a Monza a fare che se abbadesse, cioè, tutti quanti questi, praticamente la famiglia divenne addirittura la sposina, praticamente, addirittura. Addirittura la chiamavano la sposina perché è destinata ad essere sposa di Cristo, questa voce di sofferenza di Gesù che aveva fantasia in passato su ben altre nozze, è chiaro, vedete qua. Una vocazione forzata, poi praticamente scoprirà in una vita di omicidio. Quante persone sono state forzate con il ricatto, con la minaccia, nel non vivere, per farsi inoculare questo siero, eccetera, e ora diventeranno a loro volta delle persone bestiali, perché accetteranno sulla loro pelle l'inganno. Ieri sera mentre pregavo, c'è un uomo di 60 anni. Si avvicina a me e mi ha chiesto se mi ero fatto il siero, naturalmente voi sapete benissimo cosa ho risposto, e lui ha detto: io sono ingannato, sono stato ingannato, sto male,
avevo tutta una serie di problemi a livello fisico e ora sono accentuate terribilmente. E chi mi risarcisce? Io gli ho detto, in base al decreto legge Draghi del 1 aprile 2024 sono fatti con lo scopo non soltanto le aziende farmaceutiche, ma anche i medici vaccinatori. Anche in caso di lesioni colpose, personali colpose, omicidio colposo. Hai capito? Quando una si sveglia da questo, come quando si sveglierà Gertrude, e diventerà assassina. Vedete qua, questa è la cosa terribile. Perciò bisogna pregare molto, bisogna andare a la messa, perché questi sono tempi terribili, terribili. Soprattutto quando si sveglieranno le persone ingannate, 30.000 contagi al giorno. E questi sono contagi veri, cioè, anche l'anno scorso erano veri, ma questi sono molto virulenti. Eccetera, quindi praticamente la sposina eccetera. E naturalmente la resa deve essere totale. Quando venne il vicario, sono qui, cominciavo alcune parole che devono decidere quelle quasi riguardanti il suo destino, da un momento di quelle sue note compagne, eccetera, e poi praticamente. Sono qui a chiedere di essere ammessa a vestire l'abito di Gesù in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente. Quindi praticamente basta vedere la faccia del padre, scese su quello in cui così il cubo, un'impazienza così minacciosa, cioè basta lo sguardo, in quanti anni quando ero piccolo, io vedevo mio padre, provavo terrore. Lo sguardo è tutto, basta vedere lo sguardo del padre dietro ogni speranza, se non ci sarà una forza spirituale fortissima, dietro ogni speranza ci sta la resa, praticamente. E pronuncio queste parole e per lei praticamente finì tutto, praticamente. Da lì praticamente accolgo con l'esaminatore, eccetera. E poi praticamente da nascere là, vi fa la prima dose, vi fa la seconda dose, terza dose, quarta dose, eccetera, e viene praticamente il precipizio, sempre più giù. Poi praticamente ci fu il vicario. Se sente lei in cuor suo una libera sfondare soluzioni di parsimonia, con un solo però di minacce o lusinghe, la stessa cosa quando uno si va a sposare, siete venuti qui, vi posso rispondere una volontà senza impingimenti, cose eccetera. Queste cose sono importanti. Poi alla fine praticamente lui dice sì, ma è sì, vero. Quanti matrimoni manca il consenso libero? Questo è il problema. Questo è il problema. Come quando praticamente quando uno ha firmato il modulo di adesione a Crociata Cattolica, ha letto lo statuto. Sì, cose eccetera. Solamente perché presi dalla mia figura. Una cosa, quello è un eroe, cosa c'è? L'amicizia? E poi? Hai detto questo, l'hai detto adesso tu. Hai detto quello che c'è su di te. Sì. Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo, non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo. Parla senza riguardo e con sincerità. Non mi dovevi conoscere la vera sovrana per impedire che non le venga la sua violenza in nessun modo. Il vicario era in buona fede. Non le domande se la faccio subito, ma indegito, con violenza terribile. Dare quale risposta bisogna venire a una spiegazione. Di che si sta minacciando, raccontare una storia, praticamente. L'indazione è grande. Raccontare fino alla verità, ma ciò significa parlare di quel suo amore e andare incontro alla furia del prigione. Perché vedete, per rimanere liberi, veri, liberi, sinceri, bisogna pagare un prezzo. Io, per esempio, non ho un rapporto con mio padre, ma non perché ce l'ho con lui, ma perché le cose di lui sono diverse. Lui è essere libero. Invece vuole essere, praticamente, vuole tenere sotto il controllo di tutto, lui vuole essere schiavo, vuole portare nella schiavitù le persone. Ci bisogna essere disposti a tutto per mantenere la libertà interiore, ma questo è possibile solamente con una vita sacramentale, sacramentale. Con la volontà, con il rosario, non basta, serve usare anche Cristo, serve usare anche Cristo. E quello che non c'aveva Gertrude, infatti, crollò. Mi fa monaca di mio genio liberamente. Ecco qui. Da quanto tempo le avevo questo pensiero? L'ho sempre avuto, e cioè, che mi c'è farsi il motivo e servire Dio di fuggire pericolo. Ma ecco qui. Bugie su bugie. Dopo che dice prima,
prima bugia dice la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, e viene la via di menzogne, come questa menzogna della pandemia, praticamente, della pandemia costruita praticamente, del Covid, praticamente, che se non preso in tempo diventa mortale, ma che può essere curato, del donna con insegne, ma anche l'ivermectina, le cure, eccetera. E purtroppo non vengono curare, l'unica soluzione è il caos e il vaccino, praticamente. Quella è la menzogna, la menzogna di altre menzogne. Non sarei mai qualche disgusto, qualche, mi scusi, capriccio, le volte una cagione mi dà l'impressione. No, la cagione è quella che le ho dette. Pur per adempiere interamente il suo obbligo, in sede quelle domande, ma accettò di terminare di ingannarlo. Ecco. Il vicario voleva sapere la verità in buona fede, invece niente. Niente, ormai. Lei aveva capito che la sua vita era finita, ha scelto lei perché non ha avuto il coraggio di combattere, di andare anche alla gogna per rimanere libera. È quello che vi invito a fare, proprio, ma questa forza non può venire solamente da una presa di posizione o da venire ai sacramenti. Bisogna essere degli eroi, come disse Monsignor Lefebvre, o si è eroi o niente, per bisogna essere disposti a perdere tutto per riuscire a rimanere liberi. Gesù non aveva risposta a perdere l'affetto dei suoi familiari, a perdere tutto. Chi vuole rimanere con Cristo è disposto a tutto, e anche l'affetto, un affetto buono verso la propria moglie, verso la propria madre, verso i propri figli, verso il proprio padre, può essere un ostacolo alla salvezza eterna. Ricordate queste parole, eh? E fate dei gesti, di dire, che non li fa nessuno. E quindi praticamente. L'esaminatore fu prima stanco di interrogare la sventurata di mentire, quindi proprio praticamente Gesù si è reso conto che il buon prete non ha nessuna teoria sul principe, quando anche avesse iniziato a sapere che tormenta quale lei avrebbe potuto essere sottoposto, di questa verità potrebbe nutrire solo un senso di compassione tranquilla e misurata. Ecco, cioè, non c'è nessuna, anche all'epoca non c'è nessuna autorità verso il principe, perché non la usano i preti, non la usano i preti. Invece lui la usava l'autorità, lui la usava l'autorità e faceva tremare le persone. Era scorbuto e li cacciava fuori. Ho fatto per sentire ieri sera il video del grande rasore del vecchio, il rasore del vecchio, suo padre Pio, a male parole, persona dell'autorità. Perché evidentemente lei aveva visto Gertrude in questo prete, una persona che non ha autorità nei confronti del padre. Ma nel momento in cui tu gli fai sentire le fiamme dell'inferno da sotto, una persona, quella è la cosa, quello che facevano i santi, che facevano sentire Padre Pio. Ma non ci sta più nessuno. Autorità del ministro di Dio, infinita. Autorità del sacerdote, del ministro di Dio, del cardinale, è infinita. Figuriamoci del Papa, ma stiamo scherzando. Sono rappresentanti di Dio in terra. Questa è la cosa grave. Lui doveva abbassare le ricesse. Se voi fate con la violenza, costringete vostra figlia a dire sì a una vocazione non sua, poi all'inferno, all'inferno. Basta. Quello. E vi dico da ministro di Dio, esattamente come padre Cristoforo usò la sua autorità con Don Rodrigo. Verrà un giorno, quella è l'autorità del prete. E che dove stanno? Dove stanno qua? Se ne trovassi uno prima e morì, non ne parliamo. Attraversando le sale per uscire, si abbattendo il principe, il quale pareva che fosse stato per caso, e non era per caso. Queste cose le so, Lurio praticamente, che prende gira, cose nella vengo da una scuola di alto livelli. Il principe è stato finito in una sospensione molto penosa. Entertainment che Sofia possa sentire la sua decisione, di cui se ne presta abbastanza in comune, però quasi a guidare con il suo pensiero le parole dei ragazzi. Dice il suo Daniele Principe, sospensione molto penosa, questa buttare tutte cose, e poi devo cacciare fuori casa. A quella notizia respirò e andò, dimenticando di vedere con suo e andò quasi di corsa a gira, di colmo di lodi, ricadenti promesse. Il mio cordiale, la tua anima è stata sacrificata e siamo tutti quanti felici e contenti. Poi Gesù vestì l'abito, naturalmente, poi la pompa dei palazzi, cose c'è, basta che ti verrà dentro nel monastero e la rimane là dentro. E
infatti poi praticamente a un certo punto la medicina si deve entrare più presto che fosse possibile, ma sapeva che era possibile perché voleva allontanarsi il più possibile da un mondo che non le apparteneva praticamente, perché poi praticamente che non le apparteneva più, ma era meglio chiudersi subito praticamente, e ormai era morto dentro, era morto, con quel sì praticamente al vicario era completamente morta. E quindi praticamente entrò in convento. Però attenzione, anche nel convento, la visita di quelle monache che avevano tenuto in mano era odiosa, naturalmente. Naturalmente lei non riusciva più a vivere all'interno del chiostro, perché si trovava a far vivere una vita non sua, e avrebbe così facilmente sofferto le tendenze delle ragioni contro il suo sangue. Quindi praticamente il principe venne accumulato sopporto qualsiasi affronto subito da Gertrude. Quindi praticamente lei usava il potere della sua famiglia all'interno del chiostro, perché nessuno le doveva mancare di rispetto. Qualche consolazione per la loro di trovare nel comandare, nell'essere corteggiati in monasteri, c'è visite di complimenti di persone di fuori, nel supponere di avere qualche impegno, tipo qualche supponere per ottenere promesse a qualcuno, eccetera, nello spendere la sua protezione, si chiamava la signora, ma quali consolazioni? Poi alla fine la signora, cosa c'era, alla fine. Tutto quanto la vacuità di tutta questa investigazione, e con la professione Gertrude è stata fatta maestra educande, e quindi cosa? Per convincere di poter essere beneficiare anche quelli che sono in un quartiere a parte, addirittura in un quartiere a parte, almeno nel monastero, proprio per la famiglia di cui lei faceva parte. Era con tipo una casa abita da un giovine scelto di professione, Egidio, il braccio destro, tanti che in quei tempi sgherre cose, il nome nostro nome Egidio, il braccio destro è rinominato. Costui, avendo veduto Gertrude qualche volta passare per lì, un giorno so rivolgere il discorso e la sventurata rispose, ecco qui. La frase, mentre incide la colpa, l'impedisce che riprende il suo squallido diritto di peccare, la vela di un pudore profondo. Ecco qui. Quindi la signora risponde, nel senso che inizia una tresca con Egidio, praticamente. Quindi prova con tendenza non scherzi, certo, ma viva. Quella notizia è simile alla bevanda ristorativa che con il tè ingegnoso degli antichi mesciva al condannato, per gli fai da farsi sostenere i dormenti. Ecco qui. È un capolavoro, è un maestro Manzoni. Cioè, questa è una grande iniziativa, grande in grado di infondere vigore ai condannati prima di praticamente per farli sostenere i tormenti. Cioè, quest'amore lussurioso con Egidio le permise a Gertrude di resistere praticamente in una vita non sua. Sì, videro nel suo tempo di venire nel suo conto, divenne più regolare, più tranquillo, smise di scherni, il bontoso si mostrandosi carezzevole e maniera rosa. Un giorno che la signora è venuta a parole con una conversa, si lascia andare a smantellare fuori modo, non la finiva più, la conversa per sofferto, scappare finendo il paziente, buttò là una parola, che lei sapeva qualche cosa e che avrebbe parlato. Lei praticamente rimproverò la conversa. La conversa disse: guardate che io so le cose che voi state facendo la fresca con Egidio. E da quando in poi la signora non ebbe più la pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu stata in vano una mattina. E cercava di gira e gira, ma non c'è nessun luogo. Non se ne aveva più la piccola notizia, forse non sarebbe potuto sapere di più se si fosse scavato vicino. Che nessuno avrebbe potuto parlare di ciò. E praticamente fu sotterrata e fu uccisa praticamente la conversa. Dalla collaborazione di Egidio e di Gertrude. Vedete qui, da una vocazione non in grazia di Dio si giunge all'omicidio. Questo è.
Praticamente la conversa non si trova più, quindi praticamente Gertrude uccise, era passato un anno da quando Lucia arrivò praticamente, giunse praticamente dalla monaca di Monza per trovare protezione, vedete che protezione, da una criminale praticamente, che poi la tradì e la consegnò nelle mani di Egidio, dell'innominato, che poi sembrava il romanzo fosse fine, cosa fine, perché mia madre avrebbe consegnato Lucia a Dorotrigo, era finito tutto, era finito, però il signore aveva ben altri progetti. Ave Maria, grazie, stai con benedica tu mogliere, benissimo, frutto sovente, via Santa Maria Mater Dei, ora per noi visto peccatus, non che ti ora mortis, ma su buon appetito, e vedete questi video sono molto formativi, io che sono Maria, amen. Viva la messa, amen.